Grazie, grazie direttore. È con piacere che la sottoscritta e certamente l'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia partecipa a questo seminario, a un seminario di orientamento in un momento dove ci sono effettive necessità di trovare nuovi punti di equilibrio e nuovi obiettivi su cui convergere, un momento di crisi che ha segnato non soltanto il nostro territorio, ma certamente è un percorso che coinvolge l'Europa intera. La globalizzazione è intervenuta massicciamente, i numeri negativi li abbiamo visti tutti e di questo non siamo qui a parlare, siamo qui a guardare piuttosto a quelle che sono le opportunità che il futuro ci può riservare nel momento in cui ci poniamo nell'ottica positiva di cogliere le sfide con la capacità di cui siamo capaci e con l'expertise che in tanti anni di gestione, di rapporti, di cooperazione abbiamo maturato. Questo è, a mio avviso, un elemento che distingue il territorio del Friuli Venezia Giulia in quanto un territorio che notoriamente ha avuto possibilità di operare sin ormai da un ventennio con i fondi europei di sviluppo regionale. Un ventennio nel quale la Regione ha mosso i propri passi con l'assetto istituzionale, come l'assetto politico e sicuramente con il contesto sociale, portando avanti una serie di interventi che piano piano hanno incrementato il livello di consapevolezza del fatto che stare insieme, crescere insieme, lavorare insieme, attivare progetti e iniziative congiunte favorisce non soltanto la conoscenza reciproca, ma pone le basi e cresce nuovi territori. Territori che la città di Gorizia credo possa rappresentare sicuramente benissimo, in quanto in questa città è stata testimone di un percorso molto violento che ha condotto però ad una realtà di cui abbiamo sentito il sindaco Romoli rappresentare in breve parole. La costituzione di questo GEPCO, che ad avviso di tutti è una realtà sorprendente, una realtà che è prova del fatto che questi territori sono veramente capaci di crescere. I fondi europei, appunto dicevo, sono fondi che sulla nostra regione ha avuto la possibilità di operare da molto tempo. Sin dai primi programmi, non parliamo di programmazioni regionali, parliamo quindi solo di programmazioni dove l'attivazione è regionale con uno Stato membro o una regione con termine, quindi ci rivolgiamo a questo tipo di cooperazione. Dal 94 ad oggi, in effetti, 20 anni, in 20 anni ci sono state modifiche significative, le frontiere, i nuovi Paesi membri, gli accadimenti dell'Est Europa. La storia è una storia che impatta non soltanto sui territori, ma sui cittadini e sugli interventi che poi sono stati sviluppati. Ebbene, Interreg come iniziativa è stata in qualche modo interrotta dalla Commissione europea nel 2007. Il leitmotiv della Commissione era non più Interreg, perché cosa è accaduto? Era accaduto che le iniziative comunitarie
sono state ritenute cruciali per la politica di coesione dell'Unione Europea, tanto da assurgere a obiettivo, quindi obiettivo cooperazione territoriale europea, che quindi nel fuori 2007 si è vista premiare per i risultati ottenuti nei 10 anni precedenti e quindi entrare in primo titolo in questo percorso, in questa politica di coesione dell'Unione sulla base degli obiettivi che l'Unione di volta in volta si è assegnata. Cos'è accaduto in questo periodo di programmazione? Quindi abbiamo detto niente più Interreg, abbiamo ogni spazio territoriale con termine che ha potuto beneficiare di fondi europei di sviluppo regionale si è dotato di un'organizzazione, ovviamente nell'ambito di quelli che erano i principi sanciti dai regolamenti comunitari rilasciati appunto dal Parlamento e dal Consiglio per il settennio di programmazione 2007-2013, si sono dati le proprie regole e nell'ambito di un'identificazione di quelli che erano gli obiettivi che ogni programma avrebbe dovuto raggiungere e quindi gli interventi dovevano essere messi in campo proprio per raggiungere l'obiettivo, i programmi sono partiti ed oggi nel 2014 sono arrivati a conclusione. Che commenti possiamo fare? Al di là dei numeri, perché i numeri, quelli che riguardano il nostro territorio, sono numeri importanti. La nostra regione è una delle regioni che è in pole position in considerazione del territorio, e della popolazione e delle strutture e delle istituzioni presenti, è sicuramente una regione in pole position in termini di progettualità sviluppate, finanziate e poi anche concluse con buoni risultati. La programmazione ha visto in questo settennio su tutti gli spazi di programmazione nella quale il nostro territorio è eleggibile, quindi una lunga lista di programmi, perché questa è una regione centrale e per questo questo è sicuramente uno dei grandi vantaggi della nostra regione, oltre 220 progetti finanziati con partecipazioni dirette in termini di soggetto capofila o di partner progettuale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. L'ammontare complessivo di risorse che il 2007-2013 ha assegnato alla nostra regione nel pacchetto di tutti gli interventi finanziati dall'obiettivo 3 cooperazione territoriale europea supera i 69 milioni di euro, quindi sono importi veramente significativi. È evidente che ci sono i programmi di cooperazione transfrontaliera come quello Italia-Slovenia ad esempio, che sicuramente sono un core dedicato alle aree territoriali e quindi producono dei risultati molto significativi. I dati complessivi portano le risorse assorbite dal territorio di Friuli-Venezia Giulia oltre 38 milioni e 300 mila euro su un complessivo di 136 milioni di cui 8 milioni e mezzo di assistenza tecnica, quindi sono importi molto significativi e sono prova del fatto che questo territorio e le aree definite di cooperazione sono aree che necessitano di questi fondi, perché ci sono interventi che soltanto se gestiti, sviluppati e implementati in forma congiunta possono portare il valore aggiunto necessario per raggiungere poi quelli che sono gli obiettivi più ampi di coesione europea. Elementi negativi vanno sicuramente riconosciuti. La programmazione 2007-2013 è una programmazione che ha scontato dei ritardi iniziali di attuazione che evidentemente hanno creato quello che noi definiamo tecnicamente effetto domino, ma a livello pratico in realtà
ha portato ad un disimpegno di fondi. Parlo in particolare del programma Italia Slovenia. Il programma Italia Slovenia, qui ci sono molti soggetti attuatori, molti rappresentanti di partner capofila degli 87 progetti che il programma ha messo a finanziamento nell'ambito di tre bandi pubblici che ha lanciato dal 2009 fino al 2011. Purtroppo i ritardi generati nella fase di prima attuazione e successivamente l'impatto della crisi che ha in qualche modo bloccato i circuiti di liquidità ha irrigidito anche le strutture attuatrici dei progetti. L'insieme ha provocato un ritardo di attuazione di spesa che a sua volta quindi ha provocato un mancato raggiungimento dei target fissati dalla Commissione europea ai fini dell'applicazione di disimpegno. C'è da dire una cosa, anzi due, in relazione a queste, a questi accadimenti. Nel 2012, con un intervento che è durato quasi un anno, un negoziato molto stringente con gli uffici legali della DG Regio, siamo riusciti, supportati dal comitato di sorveglianza e con le strutture di gestione del programma, a superare quella che era la prima richiesta di restituzione a fondi da parte della Commissione europea, limitando quindi la riduzione del piano finanziario di 130.000 euro. Quindi il 2012 è un elemento che magari in qualche modo non è stato sufficientemente reso pubblico, ma già nel 2012 siamo intervenuti pesantemente e siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato. Per il 2013 il disimpegno sicuramente è stato un importo importante, abbiamo superato gli 8 milioni di euro. Avevamo un target che sommava un target che tecnicamente sommava la normalità e quindi portava un accumulato di oltre 65 milioni di euro, importi molto rilevanti. Fatto sta che sempre in accordo e con il consenso dell'organo decisionale del programma, l'autorità di gestione ha avviato un'interlocuzione nuovamente con la Commissione europea, volta a vedere riconosciuto quantomeno una quota parte di queste risorse e quindi il negoziato in corso. C'è stato un incontro a Bruxelles il 20 di maggio scorso e con una lettera di richieste di chiarimenti si è aperto un piccolo spiraglio che ci crea un attimo di speranza rispetto a questa nostra richiesta. Ma queste sono informazioni che sono doverose e sono informazioni che sono apparse, voi tutti lo sapete, sui giornali. Mi sembrava opportuno renderle anche in questa sede perché responsabilmente dobbiamo riconoscere le evidenze e altrettanto responsabilmente però dobbiamo poi intervenire. IPA, anche qui io non, appunto, occupandomi del programma della programmazione Italia-Slovenia, in quanto collocata nell'ambito del servizio operazione territoriale europea, condivido con i colleghi del servizio e con i nostri dirigenti tutte le informazioni del pacchetto delle politiche di coesione. Quindi nell'ambito della presentazione che verrà poi lasciata agli atti ISIG, la presentazione in inglese, ci saranno delle sintesi informative aggiornate a marzo del 2014 di tutti i programmi che interessano il territorio. IPA 2007-2013, credo che ci siano state già delle evidenze, io non credo di dover rendere altre informazioni in questa sede. Guardiamo invece al futuro, guardiamo che cosa ci riserva il nuovo pacchetto di interventi per la programmazione settennale della,
dei fondi strutturali 2014-2020 con una serie di premesse. Quali sono le modifiche che a mio avviso ritengo sia importante segnalare a questo auditorio? La modifica dell'intero assetto normativo. La politica di coesione ruota su una forma di regolamenti di multilivello. Ci sono dei regolamenti generali e poi ci sono degli atti delegati o atti di esecuzione che a corredo dei regolamenti principali vanno a disciplinare in particolare i tematismi che i regolamenti generali ritengono necessario dover approfondire. Quindi c'è una piramide di norme molto fitta. Io questo lo devo segnalare perché anche gli uffici tecnici devono sicuramente tener conto di questo nuovo modello normativo proprio nella gestione, nell'avvio delle stesure dei programmi operativi. Quindi regolamenti generali, poi regolamenti di esecuzione. C'è sul sito di Foreggio, io questo lo segnalo perché io stessa sono un fruitore quotidiano del sito di Foreggio, nell'ambito del quale si ritrovano l'elenco degli atti delegati e la lista del cronogramma di approvazione previsto dalla Commissione europea dei vari atti delegati. Il pacchetto, abbiamo detto che la Commissione diceva non più Interreg, appunto perché Interreg apparteneva a iniziative, a programmi di iniziativa comunitaria, e quindi lo stacco sull'obiettivo 3 in qualche modo andava comunicato. Che cosa è accaduto? Che la Commissione, analizzando la programmazione finanziati con i fondi europei di sviluppo regionale, si è resa conto che in qualche modo si è perso con questa decisione l'anima un po' della programmazione. Interreg era la parola chiave che faceva riconoscere il tipo di intervento. Ebbene, Interreg è tornato ad essere la denominazione ufficiale della programmazione cooperazione territoriale europea per il settennio 14-20, addirittura utilizzando la vecchia numerazione A10, così come avevamo abbandonato all'Interreg 3. Quindi programmazione trasfrontaliere oggi si chiamano Interreg 5A, dove il volet A era il vecchio volet della programmazione ai sensi del regolamento 1260 del 99, e quindi ormai parliamo di storia, e quindi Interreg è tornato ad essere la denominazione comune della programmazione, e non solo questo elemento che accomuna quindi tutti i programmi europei di cooperazione territoriale europea, l'altro elemento comune è stato anche il common branding, che questa è un'altra iniziativa secondo me molto importante, portata con il supporto di Interact e con il supporto anche di tutti i programmi che hanno partecipato a una grande consultazione pubblica che si è svolta negli ultimi 6 mesi e che ha portato all'individuazione anche di un brand comune. Questo consente di avere un'identità comune in tutta Europa e posso dire tecnicamente anche un grosso risparmio di fondi europei che sono stati spesi invece nella programmazione 713 per la cosiddetta visual identity dei programmi. Che cosa altro dire? Ho ancora un minuto, però mi toccherà sforare, quindi il direttore me ne vorrà, anche perché ho utilizzato un po' le modalità di presentazione del rappresentante della Commissione europea per lasciare a voi le carte e invece darvi le informazioni che non sono invece contenute su questi documenti. Ci sono un paio di novità che sono relativamente ai dati che sono contenuti nelle slide.
c'è da dire che il 16 giugno con decisione di esecuzione 3776 della Commissione europea è stato finalmente approvato l'elenco dei programmi di cooperazione territoriale europea e la relativa dotazione finanziaria. Pertanto, i dati riportati in queste slide in termini di dotazione finanziaria FESR sono corretti. Questo significa che altrettanto corrette sono le aree eleggibili dei vari spazi di programmazione ai quali la nostra regione è eleggibile e altre notizie sono sì quelle di aggiornamento in relazione all'avanzamento dei lavori sugli vari spazi di programmazione. Allora, anzitutto, i programmi transnazionali sono quelli che hanno, a nostro avviso, il miglior stato di avanzamento, in realtà non è a nostro avviso, è oggettivamente sono i programmi che sono più avanti in termini di definizione dei contenuti dei programmi, hanno già praticamente, sono quasi pronti ad essere per l'approvazione. Questo riguarda il programma quasi tutti, diciamo che ci sono sì, certamente è corretto, infatti ci troviamo di fronte a certi programmi, per esempio lo spazio alpino che ha dato, che credo potrà uscire con i primi bandi addirittura già a fine 2014 anche con i primi mesi del 2015. Che cosa, parliamo di Italia e Slovenia, perché forse è importante dire due parole. E lo sappiamo ormai tutti, credo di sì, il programma 2007-2013 che è stato un programma sperimentale nel quale l'area trasfrontaliera secca, quindi il confine terrestre, non è stato più l'unico elemento di identificazione dell'area, ma il confine marittimo ha fatto sì che ci fosse un ampliamento significativo dell'area del programma con l'introduzione ex novo di due province della regione Emilia-Romagna, dell'allargamento anche ad ulteriori due province della regione del Veneto, sicuramente elemento che ha portato ad un incremento, no, del valore finanziario del programma, 136 milioni di euro. Bene, il 2007-2013 non viene riconfermato per la programmazione 2014-2020, l'area del programma sarà un'area che definiamo di confine terrestre quasi stretto, con un'unica provincia della regione del Veneto, tutta l'area del Friuli Venezia Giulia e un allargamento invece, diciamo una modifica di intervento per quello che riguarda le regioni statistiche dello Stato contente nella Repubblica di Slovenia. Dotazione finanziaria quindi ridotta, ma non nella misura proporzionale attesa. Il Ministero italiano a riguardo ha ritenuto che quest'area fosse un'area di cooperazione molto, molto rilevante, quindi nell'ambito di un negoziato svolto anche tra governo italiano e regioni, è stato definito il pacchetto di dotazione finanziaria FESR per l'Italia, che sommato con la dotazione finanziaria FESR allocata dalla Repubblica di Slovenia su questo spazio di cooperazione ha portato ad un ammontare superiore a 77 milioni di euro. Il programma varrà all'incirca 92 milioni di euro, quindi questa è la dotazione finanziaria. Altro elemento importantissimo, novità che io definisco dirompente, è il concetto di concentrazione tematica. La concentrazione tematica, che è un must, che fa sì che l'80% dei fondi disponibili debbano essere allocati su un numero limitato di obiettivi tematici, priorità di intervento, azioni indicative. Altro elemento importantissimo di questa programmazione è il peso del partenariato. Un po' mi sento di richiamare l'intervento che mi ha preceduto,
il partenariato è preservato e valorizzato con un codice per la prima volta nella programmazione. Troviamo un codice di condotta del partenariato rilasciato come documento ufficiale obbligatorio da parte della Commissione Europea, codice di condotta del partenariato che è stato applicato anche, che deve essere applicato in tutti i programmi proprio per fare in modo che il processo di costruzione dei programmi non sia un processo top down, ma sia un processo realmente bottom up. La consultazione del partenariato sul programma Italia-Slovenia è stata avviata il 18 giugno scorso, cioè due giorni fa, e si concluderà il 3 di luglio prossimo. Io invito tutti coloro, invito a partecipare a questa forma di consultazione che è pubblica, aperta a tutti. E la consultazione, gli esiti della consultazione poi verranno acquisiti, elaborati e diventeranno elemento fondante per l'assunzione delle decisioni circa gli obiettivi tematici. Io devo concludere, a me dispiace perché mi sentivo molto a mio agio e volevo intrattenervi oltre, ma il direttore mi dice che ho sforato il tempo massimo, quindi vi ringrazio ancora e comunque rimaniamo a vostra disposizione anche presso gli uffici regionali per informazioni. Grazie.